sì, finalmente abbiamo il gerbo. Ciao amorino puccioso. Ciao amorino puccioso, vieni, vieni, aspetta che ti prendo in spalletta. Aia, aia, cosa? No, che schifo, abbiamo una sanguisuga. No, 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 toglila, toglila. Non ho mai preso una sanguisuga, come si fa, come si fa, come si fa? Sali qui, sali qui, sali qui. Su, ed è in trappola, yuhu. Ok, benissimo, ora nella nostra trappola di fortuna adesso ci addomestichiamo il fantastico castoro. Mentre si addomestica magari vedo se riesco a trovare l'altro, il maschietto. Però, ripeto, mi sa che se l'è mangiato il Baryonyx che ho visto. Ci siamo quasi 96 e 2, dai, dai, dai. Gli abbiamo fatto venire tanta fame la bestiolina. Infatti l'efficacia di domatura è al 99%, ottimo. E solo che evidentemente non gli ho fatto venire abbastanza fame alla creaturina. E quindi ora se la prende un pochino con calma. Amore bello, se ci possiamo dare una mossa qua. Guarda, mi fa un favorone. Ora, la domanda è: 1. Dov'è il Baryonyx che gironzolava qua intorno? 2. Ce lo prendiamo il Baryonyx? O ci andiamo a prendere lo spino? Sono questi quei dilemmi esistenziali. No, io in acqua però non ci voglio andare, abbi pazienza. Schifio. Mi riattaccano tutte le sanguisughe. C'è un rospo! Guarda che c'è un rospo che saltella fuori dalla. Castoro, castoro domesticato! Ciao Lillo! Stai buono, tanto non puoi uscire. No, dov'è il. Dov'è il rospo? No, io in acqua non ci voglio andare. No, non riesco a inquadrare. Vabbè, prima o poi anche il rospo sarà nostro. Però adesso ripeto la domanda: Baryonyx o spino? Allora, mi sa che lo spino non fa. Ho troppi pochi dardi narcotizzanti per lo spino. Se non ricordo male, ne servono una quantità tipo industriale. E in questo momento non possiamo permettercelo. Ciao, Pucciolo, io come ti faccio uscire adesso, eh? Come ti faccio uscire da qui? Ciao, musetto bello. Vieni, mi sa che devo fare per forza così, perché ovviamente mi sono dimenticata di fare un ingresso per la bestia. Ciao Castoro, ciao! Castoro, ci sei? Sì, perfetto. Ma quanto mi rode che non siamo riusciti a prendere anche il maschietto. Quanto mi rode. Avevamo già la coppietta fatta, come con gli Iptero e come con i Gerboa. Cioè, non mi sarebbe dispiaciuto continuare un attimino questa buona abitudine di prenderli in coppia subito. Perfetto, tizio, vai lì che io vado. No, vado a bere. Stavo scherzando, sto andando a bere. Ah, io sono molto indecisa se la base inizierà a farmela comunque qui. Perché c'è sto cristallo che di notte è una figata. Cioè, comunque illumina molto la zona, mi sembra. Cioè, la mia sensazione è quella. E comunque mi piace. Dai, fa figo. Cioè, pensa ad avere un cristallone del genere in cortile. Cioè, dai, che figura ci fai? Con davanti magari uno spino. Cioè, chi non vuole lo spino nel cortile? No, vabbè, sarebbe una figata pazzesca. Ascolta, mi sa che facciamo così. Ci facciamo la base qua. E anche se poi è un casino andare a prendere altre creature lontano, vorrà dire che ci spendo qualche ora in più e ci spostiamo con la zattera. E la carichiamo di bestie per portarle tutte qua. Però io le voglio qua, le creature. Almeno la prima base la voglio qua. Poi ovviamente ci sposteremo, creeremo anche altre basi. Ma la prima la voglio decisamente qua. Tesoro, sul fuoco? Così? Ti vuoi cuocere le budella? Va bene. Ok, di nuovo in partenza e vediamo di andare a prenderci sto Baryonyx. Cioè, ascolta, alla fine la trappola ormai l'ho costruita lì, è un peccato sprecarla, no? Mi sembra un po' sciocco, ecco. No, vabbè, anche una base su questi isolotti, però sarebbe fighissimo. Magari collegandoli con dei ponti. Oddio, sì, però è un po' un casino però salire e scendere, che cacchio. Poi ogni volta devo passare dall'acqua se devo prendere una creatura che non vola. E mi riempo di sanguisughe? No, stavo scherzando. L'idea è carina, ma no. Magari ci facciamo tipo una piccola casetta, tipo di villeggiatura. La casetta per le vacanze. Va bene, ci faremo la casetta per le vacanze dietro la casa principale. Mi sembra più che normale. Non vedo cosa ci sia di strano. Dicevamo, Baryonyx, eri qua che giravi qua intorno tutto il tempo. Oh, guarda! Là sotto ci sono le casette dei due castori che c'erano prima. Ah, saranno piene di legna, però sono in acqua. Vabbè, magari dopo proviamo a farci un salto a prenderci qualcosa. Cioè, un po' di legna anche lì, che schifo non ci fa. Dicevamo, Baryonyx, dove cribbio sei? No, lì c'è il rospo. Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Allora, vediamo un pochino. Che livello mi eri? Che non mi ricordo.
Un livello 41, mi può anche andare bene. Poi ce n'era un altro però là dietro. Aspetta, tanto questo dovrebbe rimanere qua in questa zona. Alla fine adesso è rimasto qua. Non vedo perché dovrebbe spostarsi proprio adesso. Ce n'era uno che bazzicava qua dietro. Se riuscissi a capire se è maschietto o femminuccia e il livello fosse decente, ce li potremmo prendere entrambi, tipo. Ci sono anche gli alligatori. Tanti alligatori. No, scusa. Ciao, alligatori. E c'è pieno di piante Z. Y. No, Z. Piante Z. C'è la viverna. C'è la viverna. Io ogni volta che ti vedo, gioisco. E sei super incastrata, amore. Sarebbe un momento bellissimo per addomesticarti. È che devo salire di livello. Altrimenti mi sa che non me la fa addomesticare. Ma tu ti puoi restare qua per sempre? Bloccata così? Che livello? Sei quella di livello 15. Livello 108? Livello 108. Voglio solo vedere una cosa. Mi dovrebbe con. Ah no, mi serve livello 65. No, ti prego, puoi restare qui? Bloccata in questo modo proprio finché non arrivo a 65. Dai, ma che culo è? Guarda, è cravatissima. Non si sbloccherà mai da qui se non viene qualcuno a romperle le scatole. Ok, dai. Preghiamo che non trovi il modo di disincastrarsi e che riusciremo prima o poi a prenderla appena abbiamo un livello, appunto, il livello giusto. Quanto mi sta piangendo il cuore che non possiamo prendercela adesso. Mamma mia, quanto sto rosicando. Quanto sto rosicando. 108 piantata nell'albero, ma porca puzzola. Cosa? Aia, cosa? Chi è stato? Non ho capito cosa mi ha attaccato. Qual è la creatura infame che mi ha attaccato? Là dietro. Ah, un Pegomaster. No, ciao. Stavo scherzando. Allora, dicevamo, torniamo a noi. Baryonyx. Ok, ascolta, io l'altro Baryonyx non lo trovo più, tizio. Ci andiamo a prendere quello. Cos'era? 41. Quello che ci girava intorno fino a 3 secondi fa. Tu non sei quello. No, scusa, l'altro è per di là. Tu cosa mi sei? Sei quello livello 1000.000? Aspetta. Livello 121! Questo è livello 121, me lo devo ricordare. No, 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 ci dobbiamo prendere questo di spino. Ci dobbiamo prendere questo di spino. Mi devo solo ricordare che è qua. Così come mi devo ricordare che la viverna è là. Sperando che rimanga, ma secondo me la despawnano tra un po'. Che peccato. Scusa, che livello siamo? 47. Ok. Ci manca ancora un pochino ino. E intanto tiriamo su il peso, tesoro. Ti tiro sul peso. Allora, dicevamo Baryonyx. Prima di prenderci il Baryonyx dobbiamo ricostruire la gabbia. Giusto. Vabbè, ascolta, ci facciamo una prova. E se vediamo che esce, al massimo c'è un alligatore. Tesoro, proprio qua, proprio ora? No, è livello 112. Sì, ma livello 112 quante frecce gli ci vogliono? Tante. Però c'è anche il Baryonyx. Sì, però ascolta, noi avevamo detto che facevamo una tripletta. Cioè che prendevamo i due castori più il Baryonyx. Uno dei due castori è morto, è andato in un posto migliore, quindi io direi che possiamo anche rifarci un attimino con questa creaturina bellina bellina. Ascolta, io mi sa che ci provo. Allora, tizio, tu stattene qua. Dov'è? No, 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 dov'è? Lì dietro, mi sa. Cosa c'hai? C'hai sete, adesso c'hai sete. Dove cacchio è andato? Scusi, scusi, posso passare? Grazie. Dov'è? No, 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 non mi calpesti! Dov'è? Dai, non mi squai. Ah, laggiù, laggiù, laggiù. Ok. Preso, ok. Sta seguendo. Sì. Ah, perfetto, è anche abbastanza lento, quindi volendo potremmo anche non farlo arrivare nella gabbia. No, che poi scappa però. Ah, ci ha raggiunto, ci ha raggiunto, ci ha raggiunto, ci ha raggiunto. Ah, guarda, 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 guarda. Ciao, sta salendo. Sta salendo! Ci ho fatto tanto malissimo! Ci ho fatto un cribbio malissimissimo! Ah, ok, meno male, almeno è bloccato. Maledetto.
Un po' più veloce, Ginetto, un po' più veloce. Che questo ci esce, un po' più veloce. Poverino, è un po' stretto in questa gabbia, vero? Non me la distrugga, che mi serve anche per il Baryonyx. Per favore, lei mi è di livello alto. Può avere un attimo di pietà? Tizio, te ne vai! Ah, ah, ah! Sì, ma non puoi uscire così tanto. Ma scherzi, c'ha le zampe davanti fuori. Ma non è giusta questa cosa, abbi pazienza. Va contro le leggi della fisica. Maledetto Arche, le tue leggi. Ah, occhio a non beccare magari anche il Bronto. No, non sto uscendo. Guarda che esce, guarda che ce la fa. Guarda che ce la fa, cavolicchio. Cavolicchio, è troppo grosso. È troppo grosso, riesce a uscire. No, 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 non uscire. Si è addormentato. Si è addormentato? No. No, si muove, non si è assolutamente addormentato. Assolutamente. Ora sì, aspetta, scusa, te ne ho tirata una per sbaglio, abbi pazienza. Sei addormentato? Sì. Sì, è addormentato. È addormentato. Ok, no, non ci blocchiamo sopra le bestie. Ginetto, grazie. È addormentato. Livello 112. Sì, però mi ha distrutto le scarpette. Ma dai, sei un po' un vigliacco. Allora, facciamo che gli facciamo venire tanta famina come abbiamo fatto col castoro. A sto giro gli farò venire molta più fame, però. Non ci casco di nuovo. Ma mannaggia quella viverna, mannaggia quella viverna. Ti prego, voglio arrivare al livello 65 tipo entro 5 secondi. Era bloccata. Oddio. Mi sta piangendo il cuore tantissimo. Tantissimo. Recuperiamo un po' di narco tutto, che altrimenti... Oh, oh, non ne ho altri? Non ho altri narcotici davvero? No, dai, ne avevo altri. Li ho messi qua? Cioè, erano qui. Sì, erano ancora qui, ok. Ok, perfetto. Tu ce la fai a portare 100 narcotici? Sì. Ce la fa, ce la fa. Oh, che bellino. Vedi, quella gabbietta sgrausa alla fine. Cioè, tutta in legno, tutta a buchi, sembra una groviera. Però vedi che funziona, il suo sporco lavoro lo fa. Il suo sporco lavoro lo fa più che bene. Cagata in faccia. Chi è stato? Chi è stato? Ptero? Gerboa? Ginetto? Chi è stato? Ragazzi, vi faccio cadere. Cioè, qualcuno si ammetta di essere il colpevole e vi faccio cadere in bocca allo spino. Ringraziate che ci abbia una bestia da domesticare. No, sta cagata proprio dritta in faccia così volando non mi piace. Dovete perdere sto vizio. Mentre il tizio lì si addomestica, io mi faccio ancora un giretto in sta zona, che voglio vedere un po' bene cosa tutto c'è. Ah, si è liberata! Ma porca puzzolina, che peccato. Vabbè, tanto non ci contavo che sarebbe rimasta bloccata qua finché non raggiungevamo il livello 65. Però è bello che tu bazzichi sempre in questa zona. Che bellina che sei. Guarda come si blocca tantissimo. Dai, me ne devo andare perché sto rosicando tanto. Me ne devo andare perché sto rosicando male e tanto. Allora, io non vorrei dire, ma a me quello sembra un Baryonyx bloccato. Ciccio, tu sei bloccato? Ma così a occhio ti direi di sì. Un livello 83, però. Ma vuoi vedere che ci facciamo un addomesticamento simultaneo? Allora, facciamo che andiamo a vedere un attimo come sta il nostro sarco di là. Di là? Di... No? Aspetta. Oh, oh, mi sono persa. A fiuto direi di là. Andiamo a vedere come sta il sarco. E se appunto il torpore non sta scendendo troppo in fretta, io torno e mi piglio. E mi piglio anche il Baryonyx. Perché no, perché no. Sono però convintissima che di stare andando nella parte sbagliata. Ho questa sensazione. Ma soprattutto mi ricorderò dove era il Baryonyx. Facciamo che andiamo un po' più in alto. Ah, ok, ok, forse ho capito dove siamo. Capito. No? Sì? Oh, oh, aspetta, no, non sono ancora sicura. Basta cagare in faccia alla telecamera, per cortesia. Sì, quello dovrebbe essere il mio sarco. Ora dovrebbe, ecco, comparire anche la gabbia. Perfetto. Ah, allora è là dietro il Baryonyx. In realtà siamo molto vicini, perfetto. Mi ero solo persa, io stavo girando in tondo praticamente. Lillo, come siamo a narco tutto? Cioè, dai, gli scende più o meno lento. Considerato che mi sono persa, che ho girato per mezz'ora a vuoto, sì. Scende abbastanza lentamente. Bronto, l'abbiamo finita. Ti prego, stai facendo vibrare tutto. Mi stai facendo vibrare anche l'esistenza. Allora, aspetta però. Vediamo il passaggio più breve. Qui, gabbia.
E il nostro Baryonyx intrappolato dovrebbe essere dritti per di qua. Penso, spero, credo, confido nel fatto che sì. Sia per sempre maledetta la stamina dell'Optero. Sia per sempre maledetta la stamina dell'Optero. Allora, vediamo il nostro Baryonyx se possiamo. Sei tu? A 49. A livello 49 ci possiamo sbloccare la sella del Baryonyx. Noi siamo, abbiamo detto, a livello 47, quindi direi che è perfetta questa cattura. È perfetta. No, stavo scherzando, forse ho sbagliato. Non era per di qua il Baryonyx. Dai! Ma no! Ma non è giusto! Ah, aspetta, aspetta! Per di qua! Per di qua? Sì! No? Sì, 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 sì! È quello il mio Baryonyx bloccato! È il mio Baryonyx bloccato, sì! Ah! Cosa c'è là, però? Aia, aia! Maledetto! Maledetto! Togli sto cacchio di binocolo! Cosa mi ha rubato? Mi ha preso la carne. Sei una bestia schifosa. Dov'è andato? No, mi ha preso la mia carnina. Che bestia orrenda. Che bestia orrenda. Ah, ci sono i caprosuco. Un livello 45 e un livello 121. Un maschio e una femmina. E vabbè, ma non è che posso addomesticare tutti oggi. Ragazzi, smettetela di comparirmi davanti al muso così. No, più che altro. E lì c'è anche un altro sarco. No, dai, basta. E lì c'è un altro Baryonyx. Ma smettiamola. Livello 16. Livello 16, perfetto, mi fai schifio. L'altro sarco, vediamo che livello è. 71. Che sì, mi piaceresti anche, ma non adesso. Se ne stanno andando i caprosuco, sì. Forse sì. Ok, posso scendere senza che nessuno mi attacchi, mi mangi, mi divori, mi rubi cose. Sì. Ok, grazie. Molto apprezzato. Ah, guardalo dov'è. Guardalo dov'è. Vieni qua, brutto. Riusciamo a ucciderlo senza che ci rubi qualcos'altro. Ci ha preso qualcos'altro. No, 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 in bocca al sarco. In bocca al sarco no. Ma perché il sarco non se la prende con quello schifo? Dai. Ah, ci ha mozzicato, ci ha mozzicato. Aspetta, 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 aspetta. Via, 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 via. Come siamo suscettibili noi però, tizio. Vieni, seguimi, vieni per di qua. Vieni a giocare col Baryonyx. Ok, si è allontanato un pochino. Non tanto, sta scendendo la notte. Io non sono affatto tranquilla di questa cosa che stiamo per fare. E il Baryonyx si è sbloccato adesso. Ark, sei una merda. Non una merdina, una merda di quelle grandi, puzzolenti e fumanti. Riuscirò a farmi seguire fin dall'altra parte? Oh, dai. Ascolta, e se noi... Baryonyx, tu qua ci sali? Per curiosità, chiedo per un'amica. Tu ci arrivi, vediamo se mi nota e se riesci a salire. Ciao, oi, guarda. Tizio, ma... ah, ok, ce l'abbiamo fatta, mi vede. Riesci a salire? Non riesci a salire? Ah, tu non riesci a salire, pucciolo. Ecco, siamo disidratati. Adesso ti vuoi buttare in acqua, davvero? Là ci sono Caprosuchus, qua c'è un Baryonyx e là c'è un sarco. Vuoi davvero buttarti in acqua ora, reginetto? Sei sicuro? Ti sta facendo notte, letteralmente, quindi io abbandonerei proprio subito il mio piano. Decisamente sì. Ho cambiato idea, torniamo dal nostro sarco e ci addomestichiamo il Baryonyx livello 40 qualcosa che era lì vicino. Così come era da piano originale. Mai cambiare i piani in corso d'opera. Oh, che meraviglia. Guarda sti cristalli. Di notte come si illumina. Guarda il sarco di notte come è affamato. Ciao sarco, tu ci hai già visto? No, se la sta prendendo con qualcuno. Posso raccogliere qualcosa? Sì, posso raccogliere. Ah, cristallo normale. Speravo qualcosa di un po' più particolareggiante. E invece no. Vabbè, guarda che meraviglia. Adoro questa... L'ho già detto che adoro questa mappa? Non sono sicura di averlo detto, quindi lo ribadisco. Io adoro questa mappa. Amo questa mappa. E non so se si è notato, ma ci siamo persi di nuovo. Ah, forse di qua, forse di qua. Sì, 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 sì. Ok, ok, di qua, di qua, di qua, di qua. Riconosco quell'isolotto laggiù perché è quello dove volevo fare la base prima. Cosa che, ribadisco, non faremo perché non è il caso farla là in alto. Cioè, non... sarebbe un po' complicato poi andarci.
La maledetta stamina. No, ma c'è il bronto che mi sta facendo una frittata di sarco. No, no, tizio. Sarebbe casa mia. Oh, guarda che luna gigantesca. Sta tramontando, sta andando giù piano piano. Che bella che è. Con le lucine qua. Oh mio Dio, quanto è bella sta scena. Guarda quanto è epica. Che cacchio. Mi hai fatto cacca sul sarco? No, ok. Vicino, ma non proprio sul sarco. Tizio, ho fame? Ce n'è. Mi sa che a breve ti vado a prendere un po' di carnina. Allora, secondo me il nostro sarco ha abbastanza fame. Io proverei a dargli cibo. Vediamo come va. Però mi è scesa la barra dell'addomesticamento. Perché? Perché 86? Che tristezza, dai. Forse l'ho colpito troppo. No. No. Non lo so perché ho 86, non ne ho idea. Ciccio, la carne ti basterà, sì. Dai, manca poco, manca poco. Allora, noi siamo andati a rubare un pochino di pasta cementizia dalla tana dei castori sott'acqua. Ci manca solo un po' di pelle per poterci fare la sella per il sarco. Io vorrei tanto la sella per il sarco, non mi dispiacerebbe. Quindi, vediamo se questi triceratopini sono così gentili da darci la pelle mancante. Dai, non fate così, signori, mi serve la pelle per il sarco. E anche un po' di carnina, già che ci siamo. Ah, pelle ce n'ha data un po' pochina, però. Vediamo te. Non si arrabbi, è per una giusta causa, non si arrabbia per una giusta causa. Ma c'è anche il gerboa che fa versi strani. Cioè, tipo sta cercando di attaccare anche lui dalla spalla, davvero. Cioè, tesoro, apprezzo la buona volontà, ma no, stai buono. Mi sa che ancora non abbiamo abbastanza pelle. Ma porca miseria, ne abbiamo tanta, tanta poca. Ah no, aspetta, aspetta, che scema. Ma perché? Da dove sei sceso? Ma da dove sei sceso tu? Ma da lassù davvero? Ma da lassù davvero? Oh vabbè, guarda, ci fai solo che un favore. Perché mi sa che ci mancava comunque pelle. Aspetta, aspetta, aspetta. Sentilo anche il gerboa, tutti i versetti che fa. Ma basta che piovono triceratopi dal cielo, basta! Ma da dove i creepy arrivano? No, ragazzi, basta! Cioè, io non ci voglio credere che questa cosa sta succedendo per davvero. Oh, e possiamo farci la sella per il sarco. Se non piovono dal cielo altre creature, mi fa un favore. Cioè, quanti ne sono scesi? Tre. Uno dopo l'altro, cadendo dal cielo. Chi è? Cosa sei? Aspetta, vedo roba che si muove in acqua. Cos'è? Ah, il Dimetrodonte! Siamo anche saliti di livello! Forse possiamo prenderci il Baryonyx! Tizio, tu ancora dormendo? E dai, addomestica! Ti ho fatto la stellina! Dai che gli manca poco, dai che gli manca poco! Siamo al 92,9%, ma io la sella ancora non gliela metto nell'inventario, perché vedrai che appena farò così, tipo il bronto per X motivi se la prende con noi, mi schiaccia il sarco e ci perdo tutto, quindi no. Ci sono in registrazione da un bel po'. Non so se prendere il Baryonyx. Non so se ce la faccio. Lo facciamo in un altro episodio. Però è tanto comodo adesso, uno dopo l'altro così. È abbastanza comodo. Abbastanza tanto comodo. Vabbè, non penso che il Baryonyx. Cioè, a meno che non vada a litigare con lo spino. Dov'era? Laggiù, livello 121. In teoria dovrei trovarlo sempre qua in zona. Quindi il pericolo di perderlo. Poi se anche questo che è qua lo perdiamo, voglio dire, di là ce n'erano 10 miliardi. Non è un problema. 99 e 6. Io non dico niente. Voglio dire, parla da sola la cosa. Arc non mi esprimo. Arc io non mi esprimo. E comunque no, non te la metto ancora la sella nell'inventario. Non mi fido. Non mi fido assolutissimamente. E siamo saliti a livello 49. Sì, ci possiamo sbloccare la sella per il Baryonyx. Quindi a sto punto non lo so, mi sa che ce lo dobbiamo prendere subito per forza. Mi sembra un po' un segno del destino. Secondo me lo è. Oh, si è addomesticato! Stavo ammirando il bronto io. Stavo ammirando il bronto. Si è addomesticato anche il sarco suco. Sì, ciao Pucciolo! Ma ciao, contento di essere entrato a far parte della famiglia di Ginetto. Ora come lo facciamo uscire? No, dai, tizio, non mi far distruggere tutto, ti prego. Ecco. Fermo così. Fermo così, così devo distruggere solo due pareti. Ok. Riesci a uscire? Ti prego, dimmi di sì. Ciccio. Oh, per l'amor del cielo, ma anch'io, perché mi devo far seguire?
la sella. Ho la sella, mi basta mettergli la sella. Senza binocolo, grazie. Ah no, è bloccato? No, no, ce la facciamo. Ok, riesce a uscire, non riesce a uscire. No, è tutta da rifare, uffi. Vabbè, non importa. Tero, ci segui, per favore, grazie. Ah, vediamo di non beccarci altre sanguisughe. Noi stiamo fuori dall'acqua. Ah, c'è il Baryonyx, c'è il Baryonyx. No, che non lo voglio uccidere. Mi sa che è quello di prima, me lo voglio prendere. Tero, ce la facciamo? Sì. Porca miseria, è una scheggia sta bestia in acqua, è una scheggia. No, lo adoro, mi ero dimenticata di quanto fosse veloce il sarco in acqua. No vabbè Spino, no vabbè Spino. Ok. E ora fuori dall'acqua la lentezza immane. Tipo arriveremo tra 3000 anni. Si è avvicinato tanto però il culo dello Spino. Guarda com'è vicino il culo dello Spino. E siamo tornati a casetta. Ok, ok. Allora, per essere all'inizio, ragazzi, secondo me ci siamo fatti... Mi è venuto un infarto. Come mi sono girata, ho visto il sarco che mi veniva incontro, mi è venuto un infarto. No, ti prego, tesoro, non mi seguire. Ti prego, ne va della mia vita. Ho perso un paio d'anni. Grazie. Stavo dicendo, per essere solo ai primi episodi, direi che ci siamo già fatti una bella famigliola di creature. Dai, guarda qui. Guarda qui, io sono molto 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 soddisfatta, anche Ginetto è abbastanza contento. Va bene ragazzuoli, allora mi sa che per questo episodio la finiamo qui e nel prossimo vedremo di andare a prenderci il Baryonyx e contemporaneamente iniziare la costruzione di una bella casetta. Che di nuovo la facciamo qui, la facciamo qua dietro, che qui ho visto uno spazio troppo bellino. Proprio qui a fianco, guarda che bellino questo anfratto nascosto. Potremmo mettere tipo un po' di creature marine qui... Con la zattera, qui farci tipo un passaggio segreto. E qui sopra devastare tutto, disboscare, farci una base. Guarda, c'è anche il sentierino. Ma c'è anche il sentierino, ma che carino. Va bene ragazzuoli, allora mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.